Grazie Daniele, a te. Grazie, grazie a voi per l'organizzazione di questo evento che trovo molto interessante per chi magari queste cose non le mastica tantissimo. È una cosa nuova ed è giusto che venga descritta in modo approfondito affinché la si conosca e la si possa soprattutto utilizzare. Eh, ho preparato delle slide e spero che vengano caricate al più presto in modo da poterle scorrere e approfitto per visto che Luca Suta ha parlato prima degli incentivi auto, ricordo anche che oltre agli incentivi per le auto elettriche è stato anche inserito un nuovo incentivo per trasformare la propria auto da motore termico a motore motore elettrico e questo rientra sempre nella cornice che vogliamo dare a questi interventi green eh, che devono essere a 360 gradi quindi dagli immobili alle case alla al al dagli immobili alle auto e dare la possibilità di poter ricaricare le proprie auto elettriche eh, quindi il super bonus è una cosa veramente nuova e cerchiamo di analizzare gli aspetti finanziari ma cos'è la parte più importante? la cosa più importante è che è un incentivo equo per la prima volta si è creato un incentivo che arriva dappertutto e arriva a tutti se non vi ricordate ci avevamo già provato con il famoso sconto in bolletta qualche anno fa qualche mese fa ma qual è stata la difficoltà in quel caso? è che le liste grosse potevano tranquillamente utilizzarlo perché avevano molta capienza fiscale quindi potevano prendere molti crediti fiscali perché avevano una capienza ma le ditte piccole purtroppo rimanevano indietro, nel senso che non avendo tante tasse da pagare, non potevano acquisire molti crediti fiscali. Questa volta qui invece riusciamo ad andare a vantaggio e a favore delle famiglie in difficoltà che possono fare i lavori senza spendere un euro, ma soprattutto anche delle imprese piccole che possono acquistare eh, questi crediti fiscali eh, pur non avendo una, una grande capienza fiscale, capienza fiscale. Perché? Perché possono cedere questi crediti a qualcun altro, ad esempio alle, alle, alle banche. Quindi possiamo andare avanti. Questo è eh, la slide proprio sugli artigiani di cui vi dicevo adesso. Quindi potranno ricevere 110 euro in crediti fiscali per ogni 100 euro fatturato e potranno ottenere in banca un controvalore liquido in, aulo, in, in, in euro anche maggiore di 100. Quindi di solito non magari non sarà molto la differenza, però sicuramente quanto serve per poter coprire i costi che questa azienda dovrà eh, sopportare per poter appunto, eh, accedere al bonus. Andiamo avanti. quindi... Eh, è finalmente appunto come dicevo prima una, una, una cosa nuova che va a vantaggio di tutti proprio in, eh, in linea col nostro motto col, eh, col, quale nessu, col quale diciamo che nessuno deve rimanere indietro. Alcuni numeri molto molto semplici da tenere a mente quando pensate di, eh, di aver perso la bussola. Nella prossima slide vediamo dei numeri semplici da tenere in mente, eh, li ho voluti ricordare perché secondo me è importante. 34 è il numero del decreto rilancio, 34 2020, quindi se avete un dubbio andate tranquillamente a cercare il decreto eh, online e troverete le istruzioni. 119, e 121 sono gli articoli che descrivono il sisma bonus e quindi anche questo sono cose che abbiamo anche aggiornato, abbiamo modificato, quindi vanno tenute d'occhio e, e rappresentano veramente eh, la Bibbia, per, per così dire, di questo super bonus. 110%, cosa ve lo dico a fare, è credito di imposta che si riesce a ottenere facendo un lavoro pari, a, pari a, qualsiasi, a qualsiasi cifra secondo i massimali stabiliti. Comunque, si riuscirà a ottenere il 110% di quanto speso e questa è una cosa fondamentale. Ma si può utilizzare solo come credito d'imposta, eh, lo vediamo nella slide seguente e nelle slide se che seguiranno ancora vediamo le, le opzioni che abbiamo a disposizione. Ripeto cose che ha già detto Agostino, ma secondo me è importante eh, tenere a mente quali sono le opzioni che abbiamo di fronte. La prima è eh, quella con la quale posso tenermi il credito d'imposta per il 110% in 5 anni e potrei anche ottenere un vantaggio sostanzialmente del 10%. Se ho, se ho disponibilità di finanziare finanziaria per realizzare i lavori, lavori me li pago io e ho un posso avere un certo utile dal punto di vista fiscale avendo un 10% in più. Se no posso, posso cedere questo credito fiscale da 110%, da 110 alla ditta che mi fa i lavori ottenendo solo, solo per, per così dire il 100% come sconto sulla fattura oppure posso cedere questo credito fiscale a qualcun altro ottenendo un valore che vediamo, vediamo in seguito quali sono le offerte che troviamo sul, sul mercato. Quindi possiamo andare, eh, possiamo andare avanti, quindi opzione 1 se ho capienza fiscale, quello che vi ho detto prima, spendo 100 per pagare tutti i lavori di riqualificazione energetica. Lo Stato mi restituisce 110 euro, qui ho fatto un esempio con una cifra simbolica, e in 5 rate da 22 euro, perché il 10% in più eh, su 100 euro in, eh, su 100 in 5 anni vuol dire praticamente il 2% in più all'anno. Quindi in media un 2% in più di rendimento all'anno che nessun investimento oggi può garantire un interesse simile, nessun investimento di quelli facilmente accessibili, diciamo, quelli poco rischiosi. Eh, andiamo avanti, facciamo di fatti un confronto con il BTP a 5 anni. Attualmente sappiamo che stiamo godendo di una fase, eh, diciamo, eh, con la quale sui titoli di Stato ci va abbastanza bene, diciamo. Di fatti anche il nostro BTP a 5 anni è sceso sotto zero, quindi da una parte possiamo mettere, se vogliamo fare il confronto da una parte abbiamo, un intervento che mi permette di qualificare la casa e ottenere un 2% annuo, dall'altra parte ho un BTP che sappiamo che è, eh, che è sicurissimo, che mi offre dei vantaggi dal punto di vista della sicurezza eh, eh, come nessun altro, però appunto mi offre un, 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 un interesse molto basso quanto un interesse negativo dello 0,5%. Sostanzialmente nella slide seguente vediamo il confronto in termini numerici, sostanzialmente 2 contro meno 0,1%, l'opzione 1 il, eh, uno, cioè... Eh, tenersi il credito fiscale se uno si può pagare i lavori eh, batte il btp 10 non a 0 a meno 0,5 è eh, un calcolo numerico che ci fa capire quanto, è vantaggioso questa, quanto può essere vantaggioso questa opzione sempre sull'opzione 1 sempre sull'opzione sull 1 ehm, pardon, passiamo all'opzione 2 cioè che cosa posso fare eh, lo vediamo nella slide seguente Posso cedere il, il come abbiamo detto prima il credito fiscale a un'azienda, quindi lavori uguale a 100, sconto uguale a 100, credito imposta ceduto uguale a 110, quindi l'impresa ottiene 110 come crediti fiscali. Che cosa ne può fare l'azienda di, 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 di queste risorse? Le può comunque cedere anch'essa in banca quindi in caso di incapienza fiscale oppure di incertezza in merito ai redditi futuri può essere prudente cedere i crediti d'imposta ottenuti all'impresa a saldo fatture relative ai lavori di riqualificazione eseguiti. Quindi praticamente cediamo il credito d'imposta all'azienda all e l'azienda poi vedrà lei se tenersi a capienza se lo può tenere guadagnando come abbiamo visto prima oppure lo può cedere comunque in banca e quindi sostanzialmente la, la ditta così come chi esegue i lavori può sfruttare sostanzialmente l'opzione 3 che, la, che andiamo a vedere in questo caso. Lavoro uguale a 100, credito d'imposta cedu, ceduto uguale a 110, ma quanto ottengo quando porto questo credito d'imposta in banca? Ebbene... È una cosa di mercato, cioè si tratta di una trattativa che si fa sul mercato, quindi ho banche che offrono delle certe, dei, 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 dei certi prezzi e banche che ne, che ne offrono altre. Quindi, se l'impresa che esegue i lavori ha difficoltà ad di accettare i crediti d'imposta, si può optare per la cessione verso banche per intero oppure per singola annualità. Questa è una cosa molto importante, non è necessario che io alla banca ceda tutti i crediti d'imposta, posso anche stabilire, decidere quali annualità eh, intendo cedere alla banca. Alla banca, e questa è una cosa, secondo me, da, da sapere. In sostanza, conservare, e utilizzare il credito eh, in, in proprio l'annualità in cui si ha certezza di avere capienza fiscale utilizzando il 110% e cedere le altre annualità a banche ricavandone, ad esempio, il 100%. Quindi posso ottenere un vantaggio in questo caso misto. Possiamo andare avanti. Ho, ho inserito qualche, qualche domanda che troviamo sulle fatti, a cui hanno risposto sia il MEF, attraverso eh, il sottosegretario Villarosa sia l'Agenzia delle Entrate, sia eh, altri soggetti eh, titolati per rispondere appunto a queste domande. A chi, mi rivolgo, eh, a chi mi devo rivolgere per la cessione del credito, la cessione del credito è rimessa alla libera contrattazione. Quindi, come vi dicevo prima, sono già nati dei marketplace per la cessione e l'acquisto dei crediti. In linea generale, alcune banche e compagnie di assicurazione si sono già attivate con dei eh, prodotti specifici. E dopo andiamo a vedere, eh, è possibile optare per la cessione del credito per stati di avanzamento lavori? Sì, questa è una cosa molto importante. Se abbiamo eh, aggiornato il decreto rilancio con questa opzione. Posso dividere il lavoro in tre rate sostanzialmente, e ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere pari almeno al 30% del, del, dell'opera. quindi sostanzialmente eseguo una parte dei lavori, posso ottenere il credito d'imposta e posso portarlo in banca. Ed è una cosa, secondo me, fondamentale. Come previsto sta nascendo un mercato dei crediti d'imposta, super bonus, lo vediamo appunto in questa slide, e diversi operatori economici offrono percentuali diverse per l'acquisto dei crediti d'imposta, come vi dicevo prima. Vediamo qualche esempio. Possiamo, Non voglio fare pubblicità, ma secondo me possiamo elencare le banche perché comunque sono loro a cui dobbiamo riferirci. Queste e anche altre, però, alcuni esempi sono queste. Una di quelle che offre di più è Fineco, che offre il 105%, Post Italiana 104%, Unicredit 103%, Intesa San Paolo 102%. E poi magari ci sono delle banche che offrono anche di più. Io ho trovato queste e che comunque sono già molto, molto vantaggiose. Una procedura snella appunto è proprio prevista da poste italiane con il prezzo d'acquisto a 104. Eh, cosa ha di specifico? Il fatto che basta una firma, quindi su un contratto col quale cedo eh, il credito d'imposta e la relativa cessione da parte dal, del privato o impresa dei crediti dal proprio cassetto fiscale verso poste italiane. Cioè firmo e automaticamente la cessione dei crediti andrà a vantaggio di poste italiane. È logicamente in cambio del, eh, della possibilità di, di poter appunto pagare, pagare i lavori. L'effettivo accredito è previsto entro 10-15 giorni dalla registrazione del movimento da parte di, di agenzie entrate. È l'unico aspetto negativo che hanno stabilito un limite da 50.000 euro, e questo è inferiore al massimale, dei, da 500.000 euro. Quindi, questo è inferiore al massimale, sappiamo benissimo, eh, delle opere che può essere molto molto più, più alto. Però comunque, l'immediatezza è una cosa fondamentale che, che, vrà, che va sfruttata. Altri intermediari finanziari, lo vediamo nella slide dopo, eh, creditizi chiamati 106, cioè quelli che fa riferimento all'articolo 106 del testo unico bancario, stanno organizzando piattaforma. Piattaforme per l'incontro di domanda e offerta eh, del, dei crediti fiscali. Questa è una cosa molto importante, speriamo che ne nascano parecchie, perché è fondamentale avere un mercato eh, vivo di, queste, di questi crediti d'imposta e soprattutto trasparente, in modo che ognuno in qualsiasi momento possa capire qual è la migliore offerta sul mercato. Quindi è necessario, vediamo nella slide seguente, che ci sia una diversificazione del mercato dei crediti d'imposta che possa andare oltre al perimetro del settore bancario. Eh, condomini e condomini. Ho cercato di approfondire alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali. In caso di opere approvate dal condominio su parti comuni e magari sui singoli appartamenti, ma sempre riferito nel, nell'ambito non di lavori specifici per il singolo appartamento richiesto dal singolo condomino, ma su tutto il condominio, ecco fa tutto il condominio, nel senso che con la sua partita IVA il condominio, in tal eh, se autorizzato dalle, dai condomini, può anche andare a, attraverso l'amministratore, chiedere il finanziamento, finanziarsi e fare le opere, ma soprattutto la cessione del credito d'imposta può avvenire come singolo con, condo, eh, condominio e quindi non c'è bisogno di utilizzare il cassetto fiscale dei singoli condomini. E questa è una cosa molto importante, perché il singolo condominio alla fine non, av non avrà nessun adempimento. La stessa cosa... La stessa cosa eh, no, scusate, in alternativa, la trazione fiscale può essere ripartita su base millesimale all'opera dei singoli condomini. Però, secondo me, se l'opera è destinata a tutti potrebbe non essere utile questa, questa strada. Una cosa simile può essere fatta anche sugli edifici plurifamiliari. Sapete che eh, in Italia abbiamo molti edifici plurifamiliari che non sono condomini dove sembra difficile applicare il super bonus, ma non è così difficile. Ebbene, in questo caso che cosa può eh, che cosa si può fare per agevolare eh, tutta la procedura? Un singolo, proprietario, un singolo proprietario può essere il capofila e utilizzare il suo, il, il suo mh, codice fiscale per poter creare e gestire tutta la procedura e scaricare gli adempimenti, agli altri proprietari immobiliari di parti dello stesso fabbricato e anche in questo caso avrebbero comunque il vantaggio di non avere delle procedure a seguire, degli adempimenti da fare e tutto questo potrebbe veramente rendere facile l'operatività anche in questi, in questi tipi di immobili. Procedura complicata, mole di documenti necessari a esorbitanti? Effettivamente sì, nel senso dobbiamo riconoscerle, i documenti che servono non sono pochi. Ma dobbiamo ricordarci che si tratta di risorse pubbliche. E quindi il grado di sicurezza che dobbiamo avere su questi interventi deve essere pari o superiore a quello degli appalti pubblici. E quindi è giusto che i documenti ci siano, che ci siano le persone che asseverino. In qualche caso è necessario, no, è necessario, comunque, è opportuno che ci siano anche delle assicurazioni, perché comunque si tratta di risorse pubbliche, devono essere spese bene, con eh, oculatezza. Bonus 110 eh, bonus 110, cessione credito d'imposta. È l'embrione di una moneta fiscale? Probabilmente sì, perché con l'accedibilità del credito veramente stiamo innescando un percorso e un processo che va verso la moneta fiscale e dobbiamo seguire perco questo percorso perché ci porterà avanti e avrà degli sviluppi secondo me molto molto importanti. Vi ringrazio per l'attenzione, mi spiace se vi ho annoiato un po', però penso che sono cose che possano tornare comunque utili. Grazie a tutti per l'attenzione.